Ok, prima di andare avanti, oggi vi ho parlato un attimo brevemente di questo, della possibilità di fare un sito per gli open data. Adesso chi vuole entrare nello specifico poi dopo può provarlo questo. Però intanto vi faccio vedere che cosa poi dopo diventa. Come dicevo, si fa un gruppo, si mettono nei dati che vogliamo condividere come open data, si mettono questi dati dentro questo gruppo. Si abilita il gruppo agli open data e praticamente ho la possibilità di fare questo sito. Lo vado proprio a configurare. Tutte queste cose che ci stanno scritte è quello che potete fare voi nella configurazione. Vedete, è come se fosse un comune che deve pubblicare i dati geografici. Questi dati geografici me li gestisco qui dentro. Ad esempio possiamo andare a vedere. Vederne alcuni. Dove ad esempio in questo caso sono le medie delle case per blocco, quindi per sezione censimento. Però fatto sta che mettiamo su un gruppo i dati, abilitiamo la nostra sottoscrizione ArcGIS Online al sito degli Open Data. E si apre un configuratore che vi dà la possibilità di personalizzare il sito, mettere qua tutti i loghi, tutte le scritte, gestire quello che facciamo con i dati. Che cosa significa? Che mentre si dà accesso a tutti a questi dati. Si possono fare dei filtri, quindi le persone, i cittadini, i tecnici, in teoria potrebbero prendere questi dati e utilizzarli. Si possono tutti scaricare da questo portale, quindi vi potete portare via, che ne so, solo la tabella, oppure shapefile, oppure creare dei servizi proprio JSON. Questo lo posso copiare. Questo ovviamente è tutto il codice aperto di quelle tabelle, quindi vi potete portare via tutti i dati. La cosa interessante è che mi posso anche sottoscrivere a questo dato, cioè praticamente io voglio essere sempre aggiornato sulla modifica di quel dato. Praticamente posso prendere, questo mi fa un GeoRSS, praticamente mi avverte quando vengono cambiati i dati. Questa è una cosa nuova che ovviamente chi utilizza la sottoscrizione può fare, quindi senza dover programmare o altro, deve solo andare a configurare un sito dove non c'è sviluppo di codice, ma solo personalizzazione, un po' come tutto quello, la stessa filosofia che abbiamo visto fino adesso. Importante che lo sappiate, non c'è bisogno adesso entrare nello specifico di tutto, però sappiate che si può fare. Quello che dobbiamo fare adesso è dobbiamo prepararci per uscire. Quindi chi non l'ha ancora fatto, sul telefonino o sul tablet, deve andare a cercare nell'App Store di iOS oppure in Android, nel Play, Collector for ArcGIS. Questo vi permette poi di entrare nelle mappe e andare a cercare quello che abbiamo fatto fino adesso. Intanto che l'ho installato vi faccio vedere una cosa al volo, poi lo vediamo bene fuori. Praticamente che cosa ho fatto? Già la mappa è abilitata all'offline.
Facciamo una cosa, mi tolgo la connessione. Ok. Praticamente dopo dalla mappa, se state col telefonino o col tablet, è indipendente, quello che cambia è praticamente come vedete l'oggetto, quindi sarà più o meno facile lavorarci. Ovviamente qual è il vantaggio del tablet? Avendo più spazio, ovviamente riesco sempre ad avere da un lato la mappa e dal lato il dado, mentre quando stiamo col telefonino o vediamo l'uno o vediamo l'altro. Avendo abilitato l'offline, e adesso vi interrogo, vi ricordate dov'è che si abilitava l'offline? Su che cosa? Dai, dai. Era sulla mappa, è una proprietà della mappa quella. Quello perché io mi porto via tutto della mappa. In questo caso, vedete, ho fatto un quadrato, l'ho scelto io, e devo scegliere due cose quando faccio l'online. Uno, l'estensione della mappa. Due, è il livello di zoom, fino a dove voglio che si zoomi. Ovviamente più voi allargate l'area e più chiedete uno zoom di dettaglio, più sono i megabyte che deve scaricare, così in generale. Quindi in questo caso noi siamo offline, non sono connesso. Vediamo se riesco da qua. Anzi, sì. Ok. Ho aggiunto un dato. Facciamo anche sempre a me. Fatto la foto. Salvo. Fatto. Vedete? Chi l'ha fatto almeno una volta, si è accorto che già è molto più veloce, perché non lo sta spedendo online, sta salvando la foto in una cartella che si fa dentro il vostro telefono, che si chiama, mi pare che la cartellina proprio si chiama ArcGIS, perché crea una cartellina dentro i documenti, dentro i download. Adesso andiamo a vedere poi, semmai. E dove la foto l'ha messa lì. Cosa succede? Se io adesso... Dove l'ho messo? Qua, era questo? Vediamo. Sì. Ah, quando ho scaricato si è portato via i dati pure di tutti gli altri dati, quindi anche le foto di quegli altri. Dovrebbe. Vediamo. Adesso rimetto i dati. Ok. Tornato al 3G. E praticamente che cosa succede? Che vedete anche gli altri o scarica o sincronizza. Adesso a me si attiva la sincronizzazione. Se faccio sincronizza e ho cliccato nella mappa. Ok. Sta spedendo probabilmente i dati, quindi sta facendo questa sincronizzazione. Vediamo il tempo che ci mette. Ok. Però aveva inserito un dato lì sotto. Questo qua. Praticamente è il dato che ho fatto offline, l'ho sincronizzato e l'ha ripreso. Quindi è quello che dobbiamo riuscire a gestire adesso, tutta questa parte qua. Quindi se ritorno un attimo offline, esco un attimo e mi riconnetto, praticamente lui vede solo quelle mappe che sono abilitate per l'offline, perché quelle ce le abbiamo sul telefono o sul tablet, quindi sono sempre a disposizione.
Quindi anche che non essendo, che non sono connesso, ci posso andare sempre a lavorare. Poi se voglio rimuovere questa cosa, non mi interessa più lavorare offline, c'è una parte in alto che si chiama gestisci, dove posso rimuovere i dati. In questo caso posso rimuovere questa. Ho rimosso tutto, quindi non ho niente adesso. I dati li ho spediti, quindi erano sincronizzati, non ho perso niente. Ok. Se riabilito i dati, quando ritorna, riescono tutte le mappe. Quindi questo o tablet o telefonino riusciamo a lavorare in questo modo. Quindi quello che dobbiamo riuscire a fare è gestire una mappa, che l'abbiamo visto in questi 2 giorni. Quello che posso fare, quello che posso farci, quindi avendolo fatto, adesso spunta anche qua quell'oggettino, ecco. Stessa cosa appare anche di qua. Eccolo qua. Quindi, essendo tutto integrato e tutto su web, dobbiamo riuscire a creare il dato in questo modo. Ok. Qualcuno di voi l'ha installato? Avete avuto problemi? Sta scaricando? Quando dovete accedere, accedete con l'username e password che avete utilizzato fino adesso per lavorare con la mappa. Adesso chi è del posto, più o meno di questa parte, ci guiderà poi dopo fuori magari per fare un giro qua vicino. Poi potremmo anche vedere il risultato di quello che abbiamo fatto girando. Però in questo modo siete voi che toccate con mano l'applicazione e fate uscire le perplessità e i problemi. Su questo avete domande sulla dashboard? Sì, beh, però devi aver installato la dashboard. L'avete installata? Ti dà problemi? Vi dà portata? Eh? No, su tablet non si installa. Dà problemi perché richiede dei requisiti. Quando va, di solito dovrebbe installare. Sì, e poi si pianta. Non è. Sì, questo sullo dashboard. Sul desktop. È andato a buon fine l'installazione? Cioè, doppio clic si apre? Dipende da. Dipende dai requisiti, secondo me dipende dai requisiti. Poi se anche i software di installazione ci deve essere questo dentro installato. Sì, perché quello è il problema. Quando si blocca è perché va aggiornato qualcosa. Come dicevo, sono applicazioni runtime, quindi devono girare sul computer, ma devono richiamare dei servizi web, quindi sono abbastanza. Quindi se è abbastanza aggiornato il PC non avete problemi, se no va aggiornato qualcosa.
No, quello non funziona se non c'è rete. Quindi ho detto, questa è abbastanza semplice ed è una cosa in più rispetto all'applicazione, qualcosa che può rimanere in ufficio per una parte un po' più tecnica che non è l'applicazione web. Abbiamo un controllo più completo dei dati in maniera sempre semplice, senza dover programmare. La licenza del desktop sono due cose diverse. Certo. Sì. Tu puoi lavorare con Quantum GIS sul desktop, ti crei gli shape e utilizzi ArcGIS online, è indifferente. Da dove viene l'inter... Ovviamente qual è il vantaggio di lavorare tutto con ArcGIS? È che dal desktop faccio share as e invio i dati direttamente in ArcGIS online. Nel desktop mi faccio il geodatabase, mi imposto i domini, mi imposto tutte le interazioni, ho un controllo più completo. Questo è ovviamente. Che cosa c'è dentro ArcGIS Online? Ho anche i tool, ecco, vi faccio vedere, cioè, inversamente. Io vi ho fatto vedere, adesso intanto questo si apre, così prima che. Vi ricordate la prima cosa che abbiamo visto era una mappa che aveva gli esagoni, no? Lo ricordate quelli? Questo poi lo vediamo anche domani, questa parte di analisi. Brevemente, dentro ArcGIS Online trovate, vi ricordate, quattro cose erano. Le mappe di base, dati, applicazioni, l'abbiamo viste, e i tool. Alcuni tool sono quelli pronti all'uso e li troviamo direttamente nel desktop, come il drive time, clicco e quello lì dei tempi di percorrenza invece che un buffer con un servizio. Oppure ci sono proprio i tool di analisi, cioè i geoprocessing. Questi li posso trovare direttamente dentro ArcGIS Online, e come questo degli esagoni. Questo degli esagoni è praticamente un tool dove io da qui faccio, apri il tool dentro il desktop e praticamente mi va a portare il tool dentro con dei dati base e io dopo devo andare solo a cambiare i dati base e me lo rifaccio con il mio. Vedete che fa questo? La parte della spiegazione è interessante anche per questo. Quindi questo tool che fa? Prende un'area, un perimetro, no? Io avevo il comune di Roma. Praticamente crea dei punti, fa una maglia di punti e su questo diventa il centroide dell'esagono. Poi ritaglia, prende solo i poligoni, gli esagoni che intersecano l'area. Quindi fa questa analisi qua. E poi questa io la posso utilizzare, mi fa proprio uno shape con questo, la posso utilizzare come base delle mie analisi. Se io adesso faccio questa cosa, apri nel desktop, mi scarica questo. Lo mettiamo sempre dentro desktop, dare prova qua.
essere anche uguale. Voglio intelletto. Vedete che l'ho impallato perché l'ho aperto più volte, soprattutto siccome io questo già l'ho utilizzato più volte, mi va a prendere l'ultimo risultato che ho fatto. Sì, in questo caso sì, però volevo, innanzitutto vediamo dove siamo. Aggiungiamo una mappa. Lo devo aver fatto su un'area molto grande, quindi mi sa che mi ha preso tutta una provincia. Cos'è? ArcGIS proprio, eh? ArcGIS. Che è una cosa simile. ArcGIS perché è praticamente quello lì, è un'altra applicazione che era una delle prime che aveva fatto, che funziona pure per Windows Phone. Puoi fare anche lì editing, ma non è proprio come in Collector. È simile, però puoi vedere sempre, me l'ho dimenticato, puoi vedere sempre le mappe e fare editing. Aspettate un secondo, volevo farvi vedere. Oh. Questo lo elimino intanto. Noi siamo negli Stati Uniti, eh? Comunque poi ve lo faccio vedere domani questo, dai, se no perdiamo tempo adesso.
praticamente dentro l'ArcGIS Online poi ne posso trovare N di questi che ci possono servire. Domani ne vediamo un paio magari e vediamo come si possono utilizzare. Quindi adesso se siamo pronti potremmo provare ad andare fuori e provare i tablet. Che cosa dobbiamo provare fuori è provare a fare editing, quindi ognuno di noi vedrà quello che inserisce pure l'altro, magari potremmo anche girare in posti diversi. Con questo layer vedremo anche i percorsi che noi abbiamo fatto. E insieme dobbiamo vedere di far funzionare offline, online e fare la sincronizzazione dei dati. Domande su questo? Per evitare che poi dopo... Tutto chiaro quello che dobbiamo fare? Più o meno? A parole? Parole pare semplice. Poi da qua vediamo quello che abbiamo fatto. Okay. Pausa, fine. Comunque rientreremo, abbiamo le cose qui. Non è che... No.